Bene, eccoci, vediamo, scusate. Ok, bene, buonasera a tutti. Allora, siamo qua più o meno, credo che potrebbe essere questo l'ultimo incontro prima dell'assemblea che dovremo fare. Allora, vi ho anticipato che io purtroppo alle 18:30, ma ce la faremo, vedrete, perché comunque vi faremo vedere un po' l'ultima elaborazione che abbiamo svolto insieme alla Ivana nelle ultime settimane. E anche poi vi farò vedere, diciamo, un po', stiamo dietro a un bando che potrebbe anche finanziare queste attività, no? In parte. E allora, prima roba, assemblea, no? Secondo me vale la pena. La facciamo il 27, sabato 27 alle 16. Non va bene, Sergio. Cos'hai sabato 27? Se non accende il microfono, Sergio. Non vede, non sente e non dice parolacce. Allora, guarda, ti posso annunciare io due cose che voleva dire mio papà, poi in caso lui telefono gli dico di accendere il microfono. Lui diceva che ha difficoltà col Covid, andando in giro per le case a prendere le adesioni era questo sostanzialmente quello che voleva dire. Il discorso è che probabilmente porteremo lo stesso, diciamo, abbiamo parlato con Michele Qualizza, portiamo lo stesso la modifica dello statuto, no? Se non abbiamo abbastanza deleghe per modificarlo, non lo approviamo, appunto, no? Il discorso è che comunque abbiamo delle altre esigenze, no? Che sono banalmente soprattutto l'approvazione dei bilanci, no? E approvare i bilanci dell'associazione ci serve anche appunto per correre dietro un po' alle domande di finanziamento, no? E questo sì, è abbastanza importante, per noi, perché sì, cioè nel senso, vabbè, magari sullo statuto ci faranno ancora una deroga lo Stato sull'approvazione di questi statuti qua, visto le condizioni. Però sì, andiamo avanti comunque con i bilanci. Dobbiamo ancora approvare il bilancio di fatto in assemblea del 2019, oltre che del 2020. Quindi sì, vedremo. Secondo me andiamo avanti lo stesso, andiamo avanti anche approvando magari questo progetto qui che abbiamo sviluppato e ancora quelle quattro cose che dobbiamo fare. Cioè, anche se non avremo il numero, di fatto un numero adeguato, cioè nel senso di soci anche rispetto all'abitudine, però insomma se siamo una decina va bene lo stesso. Sì, non possiamo permetterci di stare troppo fermi, mettere in discussione soprattutto le risorse su cui puntiamo, che puntiamo di attirare, no? Quindi secondo me continuiamo a farla questa attività. Allora, detto questo, anticipo, qua c'è sia Michele che Sergio, che magari forse verso il fine settimana faremo un direttivo dell'associazione fondiaria comunque. Perché abbiamo alcune cose da formalizzare, no? E anche altre novità legate all'avvio degli interventi di recupero dei terreni incolti nel 2020. Comunque, dai, andiamo un po' avanti. Allora, così nelle ultime discussioni, ma giusto che vi aggiungo, no? Abbiamo aggiunto un pochettino qualche punto nell'analisi SWOT, in particolare la mancanza di un premio e del conferimento, no? Ma anche tipo collaborazioni con i gruppi di guide escursionistiche, la messa in rete di produzioni agricole e ristorazione, ok, che potrebbe essere una cosa molto interessante, e anche qui era venuto fuori di fatto il tema delle fatturie didattiche, no? Anche come opportunità. E altre cose che si possono fare e probabilmente lo faremo, vediamo un po' di perfezionare anche in sede di assemblea. E questa cosa qui, che è la programmazione annuale dell'associazione legata all'annata agraria, no? Se ne parlava con la professoressa Bassi, quindi piuttosto che fare una programmazione, diciamo, sul bilancio annuale, no? Potrebbe valer la pena farla su un'annata agraria, anche perché comunque lì di fatto si stipulano molti dei contratti che di fatto fanno proseguire le attività, no? Bon,
In realtà quanti contratti vengono fatti rispettando l'annata agraria? Secondo me pochi, eh? Soprattutto le scadenze, sì. Le scadenze le facciamo tutte scadere sull'annata agraria. Poi quando... Ah sì? Ah ok. Bon, pensavo faceste in deroga, ma bene. No, no. No, anzi, cioè non facciamo in deroga noi. No, tu fai tutto in deroga perché non fai nessun contratto agrario di 15 anni. No, certo, sì, faccio tutto in deroga. Sì, ok, fai tutto in deroga, ma tu sempre con la scadenza all'annata agraria, a novembre. In deroga, se, cioè, diciamo che non mettiamo il rinnovo automatico, quella lì la deroga se si fa, no? È un tecnicismo, si parla di contratti di affitto agrari per contratti di affitto a durata di 15 anni con scadenza con l'annata agraria. Tutto quello che è di più o di meno di 15 anni è in deroga. Certo. Però mantieni la roba dell'annata agraria ed è una roba molto positiva, secondo me. Non serve cambiare. Poi, questo qui è più o meno l'ultima elaborazione che abbiamo fatto con la Ivana in questi ultimi tempi. Allora, un po' questa tabella qui ormai molti la conoscono, vediamo se c'è, ecco qua la Caterina Dugaro, arrivata. E allora, Cate, ciao Cate. E allora, c'è, questa tabella qui ormai un po' la conoscete, no? Allora, vi ricordo, no? Obiettivi generali, obiettivi specifici, poi ci sono i risultati attesi collegati a un obiettivo specifico, le azioni proposte per raggiungere l'obiettivo specifico, se vogliamo, e anche gli indicatori di risultato che ci dicono se abbiamo raggiunto l'obiettivo specifico. Poi, per ogni indicatore di risultato, ci abbiamo messo la previsione annuale, no? Diciamo di mantenimento, soprattutto di crescita, oltre che un punto di partenza, che è questa riga qui, questa colonna qui, e potenzialmente un punto di arrivo dopo i 5 anni, dopo i 6 anni. Quindi non so, adesso questi dati qua arancioni, no, diciamo, adesso vi metto dentro un po' e poi magari analizziamo insieme. Questi punti arancioni qua sono legati... No, gialli, scusate, sono legati a dati che magari dobbiamo perfezionare. Adesso qui ho abbassato, devo dire la verità, ho messo superfici omogenee prative di almeno 3 ettari. Prima era 4 ettari, ma credo che 3 ettari sia adeguato, insomma, anche rispetto alle esigenze. E devo fare una piccola valutazione su quante sono le superfici prative di almeno 3 ettari che abbiamo. Teoricamente un 6-8 ne abbiamo, perché comunque tra Trivilli sopra, che ne abbiamo già 3, a Oblizza, a Stregna ne abbiamo una, comunque ne avremo 8 effettivamente, qualcosa del genere. E qui c'è la prospettiva di crescita nel 2021, quindi vuol dire che quello che ci proponiamo, no, se vogliamo, di ottenere nel 2021 è un incremento di altre 2 superfici pratiche da 3 ettari, no? E così via tutti gli altri indicatori, no? Queste qui sono le aree totali. Allora, poi ci sono questi valori qua rossi, no? Che insieme all'Ivana abbiamo valutato di mettere in questa colorazione qui in maniera temporanea quelle azioni che sono un po' trasversali, se vogliamo, no? Che non hanno proprio una cadenza, se vogliamo, temporale, no? O comunque magari che possono dipendere da investimenti considerevoli che dobbiamo comunque attrarre, che possono inficiare in maniera molto molto forte, no? Diciamo la programmazione, un po' quello che diceva anche la Erika prima, no? Cioè, quindi magari l'acquisto di macchine operatrici professionali, ovvero infrastrutture, no? Eccetera. E quindi più o meno qua ho ridimensionato anche le cose, ho lasciato in giallo, tra l'altro, no? Magari anche qui sull'acquisto degli UBA, e anche ho lasciato in giallo perché comunque l'acquisto degli UBA va dimensionato un po' dietro le previsioni di crescita delle superfici, banalmente, recuperate, no? E molte cose sono, tra virgolette, tra di loro anche abbastanza interdipendenti, come è giusto che sia, no? E vabbè, ho lasciato qui il fatto, tipo ad esempio qua c'era il problema dello smaltimento delle carcasse, no?
Adesso sto cercando di capire col dipartimento di prevenzione di costruirci una soluzione. Non è semplicissimo, però insomma i poteri dei sindaci non sono infiniti, ma non abbiamo... Io la vedo tosta quella, dico la verità. Ah, io ho visto che da qualche parte l'hanno fatto e non la vedo così impossibile. Tipo? Ah, è Lievis, l'hanno fatto qua vicino. No, sai perché ti chiedo? Perché appunto se facciamo una sinergia che... Che si tontona da più parti, arriviamo lì, no? No, ma sì, mi sembra i veterinari sono abbastanza scettici sulla roba lì, dico la verità, per adesso. Secondo me potrebbe andare bene mettersi d'accordo con loro e mettere delle dimensioni, no? Cioè, nel senso, non è che dobbiamo mettere dei greggi, però stabilire diciamo, dei numeri. Certo, il loro terrore è la questione del controllo di cosa finisce dentro, no? Certo. Ci inventiamo delle comunicazioni obbligatorie, non lo so, vedremo. Sì, lavoriamoci, dai. E vabbè, anche questa qui è la questione, se vogliamo, dell'acqua stoccata, no? Che dietro le esigenze comunque di crescita del carico. E altre cose sono... Ah, vabbè, il numero di aree castanili dovremmo essere, diciamo, di almeno un ettaro, dovremmo avere un 8 ettari. Se qui potremmo anche lasciarla così, e qui c'è una previsione di crescita, vediamo. Secondo me poi concentriamoci soprattutto sugli indicatori come 2021-2022, che è un po' più semplice anche farlo a breve termine. Qui vabbè, abbiamo lasciato in rosso, e quindi diciamo come azione trasversale l'attività di recupero delle selve castanili storiche. Allora, si è parlato prima del tema del castagno, no? Allora, anche dall'incontro che ho avuto con la regione, mi è parso in maniera abbastanza, diciamo, c'era un indirizzo abbastanza definito, su cui io, diciamo che la regione è soprattutto interessata a fare, credo, impianti moderni, no? Quindi impianti sperimentali, l'ERS, eccetera. Secondo me questa cosa qui deve andare un po' a pari passo anche con quelle che è la recupero della castagnicoltura storica, no? E sicuramente una prima cosa da fare, che comunque dà anche tutto valore al progetto, è anche capire quali sono i database anche per la georeferenziazione, no? Di tutte queste piante che noi abbiamo. Vediamo, insomma, anche quelle risorse magari che riusciamo ad attirare internamente all'associazione di persone, probabilmente questa qui è una delle cose che si può fare, anche utilizzando i database che sono già esistenti, insomma, anche un po' con l'aiuto del comune questi dati si riescono a recuperare in maniera abbastanza semplice. E sviluppare progettualità di questo tipo. Poi, secondo me, è altrettanto interessante e forse neanche troppo complicato, ma soprattutto sul tema dei castagneti storici, e capire anche una previsione dei nuovi innesti, no? di castanicoltura tradizionale. E qui, insomma, non so, siete molto più bravi di me sul tema dei porti innesti, di queste robe qui, però sì, potrebbe essere interessante anche questo, metterselo dentro come piano di sviluppo. Tema delle aree terrazzate. Allora, questa cosa qui l'abbiamo messo in giallo, in rosso, diciamo, come azione a lungo termine, perché diversamente dai castagni, dove probabilmente anche le competenze per fare tirare giù qualche dato non è che sono particolarmente tecniche, no? Almeno io immagino. Andare a fare un lavoro, diciamo, di analisi sui terrazzamenti è un po' più complicato. Nel senso, lì ci vogliono delle competenze, insomma, tecniche di analisi, secondo me è un po' più complicato, questa è la mia sensazione, rispetto al georeferire in maniera omogenea, idonea, le aree terrazzate, se vogliamo, no? Luca, uno stimolo sui castagneti, visto che magari ci troveremo in situazioni in cui ci sono tantissime piante, ma è piuttosto che geolocalizzare ogni singola pianta, geolocalizzare il castagneto, yeah. Magari prendi 2-3 punti, ma non singola pianta, perché sennò diventa lunghissima. Ma guarda, secondo me io mi stavo immaginando di fare quello che tu hai detto sulle... Si potrebbe farlo anche su tutto il comune. Ok? Quindi individuare le aree. Ok? Però all'interno dell'associazione fondiaria, delle superfici conferite, il fatto di andare a già referenziare le piante potrebbe essere interessante. Cioè, tutto sommato,
ci siamo posti come abbiamo 8 ettari, arriveremo nel 2021 con 10 ettari, non la vedo una roba così impossibile, anche su 12 ettari. Oh, ma secondo me è inutile quello il fatto. Ah, secondo me sono tutti i dati che servono poi anche per andare a trarre potenziali finanziari. Boh, ma ti dico, guarda, anche vedendo lavorare l'ERS, l'Università di Torino, eccetera, loro geolocalizzano il castagneto e fanno la conta delle piante, prendono un punto e si dicono lì ci sono tot piante, no? Ed è molto veloce e molto utile, più che andare a geolocalizzare ogni singola pianta. Cioè, secondo me ci sono. Vedremo, comunque, cioè nel senso... Possiamo mettere piante e lo cambiamo. Tanto alla fine. Magari, sai cosa? Ti giro i castagneti, le piante. I dati che, abbiamo già fatto, no? Così. Un po' di robe ci sono già. E o, se vuoi, aree castagnini. Castagnini storiche omogenee. Sì, si può far così, poi vediamo come perfezionare le robe. E abbiamo aggiunto un'altra cosa che ve ne avevo accennato l'ultima volta, che è questo risultato atteso rispetto al dedicare parte del patrimonio boschivo alla cattura della CO2, no? Che sono temi legati, se vogliamo, proprio all'emergenza climatica. Anche questa cosa qua può aiutarci, secondo me, a sviluppare un po' tutta la nostra progettualità. Sicuramente Pierpaolo può darci una mano in questo e anche altri. E poi, che cosa abbiamo fatto? Allora, vado avanti su altri obiettivi, poi vi spiego nel dettaglio. Allora, sugli attivi principalmente di sensibilizzazione, no? Che c'era la formazione, comunicazione e marketing, abbiamo in questo primo momento qui sviluppato particolarmente il tema della crescita della situazione, ok? Perché comunque sono delle cose che possiamo aspettarci di raggiungere, no? E quindi si parla di nuovi proprietari contattati, ok? Il numero all'anno, ad esempio, cioè, negativamente penso che entro il 2021 forse una ventina nuovi dovremmo riuscire a beccarli. Cosa dite? 20 proprietari nuovi, 10 proprietari nuovi, mettiamo 12, dai, per essere un po'... Perché non c'è ancora Michele Quarizza? Sì, c'è ancora, ok. Sì, perché è dietro qua, ho capito. Secondo me qui mettere nuovi soci a nuovi proprietari contattati. No, beh, nuovi proprietari possiamo contattarne anche tanti, possiamo metterne anche 30. E poi magari nuovi soci altri 10. No? Questo qui si può fare. Nuove particelle conferite in altro comune. Michele, cosa dici? Becchiamo 60 particelle fuori dal comune di Stregna? Beh, penso di sì, ecco. Io sto parlando, tu parli non di Stregna, di Drenchia. Io sto parlando fuori dal comune di Stregna. Fuori dal comune di Stregna. Io quindi, ma fuori vedo solo Drenchia, abbastanza... abbordabile, dove si può trovare parecchie particelle senz'altro. Ma guarda, io non ho messo il problema che può nascere, perché per esempio il Colovrat, se rientrasse nella legge 10, sarebbe un serbatoio enorme, però sembra che non tutte le superfici sono, tutte le particelle hanno quelle distanze che richiede la legge 10, no? Ma lascia stare che ci sono le deroghe per tutto. Boh, va bene. Si riesce a fare anche fuori dai 500 metri. Boh, se è così, c'è il Colorat. Io mi ero già occupato di recuperare i prati del Colorat e ho dei dati che parlano di 100 ettari sul Colorat. Mica poco. Cioè, sono tantissimi. Poi dico, bisogna vedere che difficoltà, come ottenere tutte queste cose, perché bisogna trovare i proprietari. Michele, sbilanciati, quante particelle becchiamo sul Colorat entro il 2021? Lo so, io, se vuoi mettere una trentina. Trentina sono le tue a Stregna, Michele, dai. Guarda,
forse è troppo presto per mettere dei numeri ancora, perché bisogna cominciare a contattare quelle persone che sono interessate, che hanno le proprietà, e vedere cosa si può tenere, perché il problema del colobra potrebbe essere che non trovi i proprietari, capito? Certo, certo. Quindi sul colobra sicuramente su 100 ettari ci saranno 200 particelle. Sì, anche più. Però sì, mettere dei numeri adesso... Su 100 ettari avrete 400 particelle, no? C'è 400, sì. Avete delle particelle piccolissime, sotto il mezzo ettaro. Cioè la media delle particelle sul colovrat è irrisoria, ma si tira fuori... Sì, ma no, è veramente così piccolo. Pensavo fossero più grandi, dando un occhio. No, no. Le particelle... Comunque, colovrat. Grandi e piccole, comunque. Diciamo che sul colovrat sono più grandi che non nelle vicinanze. D'altre parti, esatto. Sì, ma non avete una particella da un ettaro sul colovrat, cioè... Così. Sì, ci sono particelle anche da 3 ettari, ho trovato io. Sì, ma si contano sulle dita di una mano. Sì, poche, ma in confronto all'affrazionamento che ci sono da altre parti, mi sembrava una superficie abbastanza interessante. Tra l'altro, a me ha contattato Pietro Faidutti, perché lui ha già delle firme per il pascolamento sul colovrat, e lui dice che potenzialmente... anche firmerebbero anche i contratti di affitto, che ovviamente non coincidono con il pascolamento. Certo, certo. Quindi c'è abbastanza predisposizione. Lui ha firme del pascolamento per l'anno 2021 o più a lungo? No, più a lungo. Capito. E da quello che mi diceva lui, mi aveva contattato appunto per valutare la possibilità anche di questo fattore qua, no? Quindi potenzialmente anche la parte del mantenimento, un minimo c'è, cioè, se un pastore, se un'azienda così, onestamente, poi Pietro Faidutti è abbastanza, per come l'abbiamo visto lavorare, abbastanza serio, e se gli si garantisce tot superficie per tot tempo, potrebbe essere interessante, no? Ma invece poi, sta cosa qui, se vogliamo, dei concedimenti a lungo termine, no? Beh, sicuramente possiamo dire che al momento attuale non abbiamo sentore di chi è disposto a fare a lungo termine. Secondo me potremmo incominciare a ragionarci dal 2000, cioè nel senso li raccogliamo, ma è da fare un'analisi qua, da intervistare i soci e capire se c'è qualcuno che... Luca, comunque, guardavo adesso sul colovrat, guarda, la zona di Clabuzzaro sono superfici da 1 ettaro. Tutta la zona tra Clabuzzaro e sopra, e Passo Solarie, e più o meno. E Clabuzzaro, sì. Passo Solarie saranno 3 ettari in tutto per arrivare su? No, di più. E dai, sì, ma... No, no. Vai a vedere sopra Drenchia, cos'è? Vai a vedere sopra l'Ase, cos'è? Sì, ma sopra i paesi, sì, ok, ma in prossimità dei paesi sappiamo benissimo. Vai a vedere tra l'Ase, certo, e Colobrat, sì, lì dentro. Poi particelle da mezzo ettaro. Sì, la più grande. Ma no, dai 2000 in su c'è un piccolo pezzo frazionatissimo, il resto guarda che il colo, in confronto a tante altre superfici, è abbastanza ordinato. Comunque io penso questo, che più che scrivere dei numeri che possono essere sbagliati o troppo grandi o troppo piccoli, certo, certo. Pure una cosa così media, e dopo possiamo sempre esatto, i risultati che dovrebbe emergere qualcosa nei prossimi mesi, insomma. Certo, certo. Insomma, si può inventare un monitoraggio a non lo so, tipo inizio autunno, e vedere cosa succede. E vado avanti, poi magari torniamo. Se intervengo, ma non so, perché più o meno su questo tema qui, di se siete interessati, come amministrazione di Savogna, noi avevamo fatto uno studio di fattibilità di una possibile associazione fondiaria nella parte bassa di Savogna. E non so se volete, non so se siete interessati a sondare il terreno su quest'area, che comunque non è confinante col comune di Stregna, ma è comunque un'area delle valli del Natisone su cui è già stato fatto
un'ipotesi di sviluppo. E noi in caro potremmo condividervi, se vi interessa, lo studio di fattibilità che è stato fatto da Gabriele Jussid, e non so, magari confrontarci su questa cosa. Oh, va bene, manda qua, vediamo cosa c'è. Mi sembra che l'avevo vista qualcosa del genere. Fondo Valle. E la parte montana, Nico? Diciamo che ci sono delle forti opposizioni riguardo a quelli che operano sulla parte montana, che è forse quella più interessante dal punto di vista anche del... Sì, però era una domanda in realtà trabocchetto, perché so benissimo, era provocatoria, però secondo me dovremmo arrivare lì, cioè dobbiamo coinvolgere gli operatori e far capire che è un'opportunità loro in realtà, perché piuttosto che andare a comprare 1000 metri per 1000 metri, perché è quello che stanno facendo, se possono recuperare 10 ettari in un colpo solo attraverso l'ASPO, forse saranno più interessati, no? Noi avevamo cercato ovviamente anche confronto con gli operatori, cioè quelli che sono sul territorio, ma diciamo c'è stata una netta opposizione, ci hanno detto se lo facevate 10 anni fa ben volentieri, adesso l'abbiamo fatta in autonomia la nostra ASFO da soli, comprando i terreni o prendendoli in affitto, quindi questo è stato un po' il discorso che ci hanno fatto, e per quello noi abbiamo cercato anche un'area in cui c'era meno cioè ci avevano detto che non avevano interesse, e allora abbiamo sviluppato in quest'area del fondo valle di Savogna. È buono, certo, ma è inutile andare a cercarsi anche le baruffe. Esatto, sì, se c'era un'opposizione netta non volevamo creare contrasti, però questa è un'ipotesi di lavoro, ecco, se... Però se siete interessati si può discutere. Allora, poi quello che abbiamo fatto, poi magari commentiamo, oltre a queste cose qui, diciamo, poi c'è il tema della sentieristica rispetto all'attività ordinaria che svolgiamo a Stregni, eccetera. E vabbè, c'è questa voce qui in rosso, qua invece, vabbè, ho lasciato in giallo la creazione di nuovi sentieri, perché questa qui bisogna fare una valutazione un po' più approfondita, insomma, che non riusciamo a farla troppo velocemente. E poi anche definire un piano di gestione e regolamentazione della sentieristica, no? Qua secondo me si potrebbe anche aggiungere a livello di comuni dell'ASPO, in ASPO mettiamo, ma anche fuori, no? Poi vi spiegherò perché questa cosa. E allora, detto questo, oltre a poi aver messo gli indicatori, Michele, a conto tuo ho ridimensionato un po', li ho abbassati di un 20-30%, insomma. Di fatto, anche se non ricordo male, basta andare sulla prospettiva di crescita, no? Cioè, nel senso, le attività di recuperate, no, ne facciamo 6 nel 2021, e altre 8 più altre 12, che sono i soldi che abbiamo messo, che prevediamo entrino, diciamo, in questo anno qua. Cioè, nel senso, una previsione di crescita comunque di 20 ettari recuperati, secondo me ci sta in 3 anni. Nel senso, una cosa fattibile dal mio punto di vista, anche perché comunque molte superfici ce le abbiamo già, no? E quindi, più o meno questo. No, quello che volevo aggiungere è il fatto che abbiamo tirato fuori da questo schema, se non per risultati attesi, tutto il tema della formazione, della comunicazione, che sono comunque cose che siamo consapevoli che dobbiamo fare nel biennio, ma anche forse dopo. Formazione, comunicazione e il tema anche del marketing, no? E difatti abbiamo più o meno riassunto tutti quegli schemi in delle schede a parte, dove contiamo di costruire delle collaborazioni con dei professionisti o magari dei consulenti esterni che ci aiutino su queste tematiche, no? Quindi, diciamo, abbiamo lasciato nella scheda principale, che è quella che vi ho presentato, un po' quello che vi ho raccontato adesso e quello che avevamo anche concordato negli incontri scorsi. Ah, questo qua è interessante. Doppi soci o più soci conferenti per ogni singola proprietà. Allora, adesso abbiamo praticamente il 2,5% che sono doppi soci, no? E ho messo il 10% nel 2021, cioè vuol dire che dobbiamo beccare che su 70 soci, 78 soci, dobbiamo beccare altri 5 soci che conferiscono in maniera doppia la
se necessario, la comproprietà, no? Secondo me è una cosa che si riesce a fare, questa cosa qua. Nel senso, se noi andiamo da quelli motivati, che di fatto non si sono messi di traverso, gli chiediamo comunque anche di dare la doppia adesione, rispetto ci vengono dietro. Soprattutto se gli spieghiamo che questo qua ci serve per legittimare soprattutto la nostra azione, no? Che non è un appoggio tanto una stupidaggine. E, ok, Ivana, vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, anzi mi scuso se ogni tanto non c'ero. No, direi che hai spiegato molto bene tu, quindi c'è questa parte, quella che riguarda la gestione dei prati pascoli, del bosco, del castagno, che è quella più dettagliata, con tutte le informazioni che tu hai dato, e poi appunto, come dicevi, quella relativa alla comunicazione e sensibilizzazione, piuttosto che formazione, piuttosto che marketing, che dovrà essere strutturata da professionisti su questi temi. Ecco, nulla che non avessi già detto tu, non aggiungo altro, grazie. Ok, quindi secondo voi, no? Adesso chiedo, Michele, al di là del Covid, no? Che comunque ci limita tanto tutte le attività, no? Siamo pronti per sottoporre all'assemblea dell'associazione fondiaria questo documento? Poi un'altra domanda, no? Che ho lasciato, avrei forse dovuto dirlo prima. Noi qui abbiamo indicato prospettive di crescita, diciamo, annuali, no? Secondo me, anche a livello di assemblea, poi come definire le attività da svolgere a livello annuale, no? O come spalmare nell'anno, si può farlo anche attraverso il direttivo. Cioè, nel senso, una pianificazione più annuale, se vogliamo, rispetto a queste prospettive. Comunque, insomma, qua c'è un indirizzo chiaro da parte dell'assemblea nel momento in cui si va a fare l'attività di previsione, no? Michele, cosa dici? Ma il problema è come fare questa assemblea. Sarà un'assemblea sempre in streaming, cioè in videoconferenza. Sì. Ecco, e quindi diventa un po', penso, un po' più complicato spiegare all'assemblea questo documento che è abbastanza articolato. Bisogna che lo studi bene se lo devi presentare in questo modo, ecco. Io vedo solo questa difficoltà pratica, ecco, di illustrarlo, perché appunto è un documento abbastanza articolato, quindi... Ma io credo che comunque la presenza magari ti rendi conto se uno capisce, segue, poi magari ti interrompe di fare la domanda. In videoconferenza il risultato non è lo stesso. Ecco. Io vi dico... Comunque si può... Facciamolo, non solo che vedo qualche problemino. Tutto lì. E diciamo che comunque abbiamo già in previsione, no? Ed era una cosa che... Guarda che c'è Renato che alza la mano, vedremo. E avevo già in previsione di comunque approvare questa cosa qua più o meno in assemblea, se siamo tutti d'accordo, e poi comunque divulgarla in maniera cartacea anche a tutti i soci, no? In maniera che magari anche dopo l'approvazione in assemblea abbiano il tempo di approfondirselo a casa e magari anche stimolare il loro contributo anche a posteriori. Cioè, indicativamente, se questa roba qui del Covid cala un po', facciamo un'assemblea a fine marzo, però indicativamente nel giro di un paio di mesi potremo farne un'altra per modificare lo statuto e potremo anche rimettere in discussione questo documento senza nessun problema, cioè nel senso, perché no? Quindi sì, secondo me anche stare lì fermi al palo non va troppo bene, cioè va bene fino a un certo punto. Sì, una soluzione di questo genere senz'altro può avere un risultato alla fine, no? Quindi andiamo avanti così. Va bene. Ma io consiglierei senz'altro approvarlo questo documento, perché come dire, qui ci sono messi nero su bianco un po' gli obiettivi, no? Dopo quello che diciamo compito dell'assemblea anche forse secondo me
è quello di verificare se c'è un consenso sugli obiettivi strategici, no, non dico sul numero 8 ettari, 6 ettari, eccetera, no? Cioè sostanzialmente tradurre questo documento anche in parole più semplici magari, no? Però questo è senz'altro una decisione da prendere in assemblea, no? Questo senz'altro. Dopodiché sui numeri, no? Io non mi preoccuperei molto di, come dire, di ci sono alcuni numeri, mi piace molto la colonna zero, nel senso che è il punto di partenza, e uno dice, bom, siamo, adesso siamo lì, e poi nei prossimi anni cerchiamo di andare da un'altra parte. Però ricordiamoci che questo ha una, questa griglia ha una revisione come minimo annuale, no? Per cui vedi subito, no, a seconda un po' delle condizioni, se il numero che è indicato è fattibile oppure no. Però l'obiettivo generale, quello di crescere le superfici, di gestire superfici terrazzate, eccetera, sono cose che vanno allargate il più possibile, queste decisioni, no? Sì, diciamo tu parli soprattutto, Renato, degli obiettivi specifici, immagino, giusto? Sì, ma alla fine qui c'è un'idea di cosa si vuole fare da grandi, no? Dopodiché ci sono anche quindi sul senso generale dell'associazione fondiaria, no? Che si occupa di varie cose, che si pone degli obiettivi su tre direttrici importanti, che vuole fare comunicazione, che vuole coinvolgere l'esterno, eccetera, eccetera. Poi dopo, alla fine, ci sono anche obiettivi specifici, che sono quelli di, non so, andare a recuperare superfici nel biotopo, fare operazioni con i castagni, eccetera, eccetera, no? Cioè, secondo me ci sono tantissime cose qui che vale la pena che vengano condivise il più possibile. Certo. Certo. E no, più o meno anch'io condivido abbastanza la cosa, perché quello che è importante è anche soprattutto l'indirizzo che si vuole dare a sta cosa. Perché, cioè, se si comincia a condividere quelli che sono gli obiettivi, poi insomma le cose vengono fuori, cioè vengono un po' a cascata. Caterina Dugaro, cosa dici? Sei ottimista? Ah, sì. Dimmi. Sei ottimista? Ma diciamo che questo lavoro comunque ha permesso di andare molto a fondo, no? In quelle che magari fino adesso erano così delle idee, e capire che sicuramente come non è un libro dei sogni, ma sono comunque delle cose che si possono programmare e anche, no, a cui si può puntare, sicuramente potrebbe essere di aiuto anche per coinvolgere un po' più concretamente anche delle nuove aziende, no? O comunque persone che magari, giovani magari, che abbiano così voglia di fare, e che si troverebbero a non dover cominciare proprio da niente. Sicuramente è un vantaggio avere una serie di indicazioni che sono state comunque pensate e studiate, non campate per aria, no? Potrebbe aiutare magari qualcuno a prendere una decisione un po' più concreta, che poi è quello che serve, no? Perché insomma tutto questo lavoro deve comunque portarci prima o poi a trovare qualcuno, possibilmente di una realtà giovane, che poi questo lavoro lo traduca in operosità, no? Finalizzata magari o all'allevamento o alla produzione di qualche prodotto, alla castagnicoltura, insomma va bene tutto, insomma, no? Però bisogna arrivare lì, bisogna arrivare a fare in modo che qualcuno di questo studio, di questo lavoro, ne faccia un'azione concreta,
o almeno cominci un percorso, ecco, sapendo di non essere da solo e di avere comunque accanto dei professionisti, delle persone che hanno, come dire, analizzato le varie possibilità e che sono in grado di dare, insomma, delle prospettive e dei consigli. Chiaro, chiaro. Però le braccia bisogna trovarle, insomma. Una cosa, Ivana, mi ero segnato in giallo questa cosa qui che poi volevo correggere, no? Questo indicatore qua, aree pascolate e numero di UBA, no? Sì. Allora, queste qui sono il numero 16, è quello che noi abbiamo recuperato nell'asta. Ok. 16.2 ettari, no? E che più o meno corrisponde, cioè, a aree pascolate, mettiamola così, aree recuperate, no? Ah no, però gli UBA acquistati sono 8 fino adesso, dall'ASPO. Sì. No? Lo correggiamo questo indicatore qua, che cosa volevamo dire? Questi sono gli ettari all'anno, cioè quanti ettari ogni anno, no, l'unità di misura che abbiamo messo, che ci aiuta un po' a capire, quanti ettari all'anno vengono pascolati oggi e quanti prevediamo, qual è l'incremento negli anni successivi, no? E poi c'è la corrispondenza tra ettari pascolati e numero di UBA, per quello l'abbiamo messo assieme, aree pascolate. Allora ci sta. Vedi qui, ah, ecco qua, vedi Michele qua che c'è la prospettiva al 2026. Di arrivare a 52 ettari. Pascolati, 52 ettari pascolati in relazione ai 60, cos'è che... diciamo, come ho costruito questi indicatori qua, no? Li ho costruiti sommando l'anno precedente, no? Vedi, quindi abbiamo 16 più 4 recuperati nel 2021, dobbiamo farne 20 nel 2022. 20 più 8, siamo a 28 nel 2023. No, ok, mi torna. Quindi questo... Torna. Questo qui lo possiamo anche mettere così, allora, ok. E UBA smaltiti, quante bestie ci muoiono all'anno, Francesco? Sulla carta zero? Ovvio. Allora, secondo me, dati ufficiali, bon, dipende tanto dai greggi. A un Pietro Faidutti quest'anno sono morte 15 su 150. 10%. È un anno anomalo, eh. Però secondo me il 10% in generale può essere preso facendo una media, tra i vari greggi. Ma per quanto riguarda questo aspetto, voi pensate soltanto alle pecore o anche ai bovini? No, anche ai bovini, UBA. Okay. UBA. No, se non altro come elemento su cui ragionare, sì, sì. No? Perché è chiaro, con i bovini succede di meno, però voglio dire, insomma... Succede. Quando a Romano gliel'ha preso il fulmine, voglio dire, lì era un disastro, eh. Sì, ma quante volte succede? Sì, guarda, no, per carità, dicevo, sì, non succede spesso, però comunque... Sugli ovi caprini, tenendole al pascolo così, sì. in modo itinerante, gli agnelli, sì, le pecore, sì, eccetera, eccetera, è più facile, no, che succeda. Sì, diciamo. Sì, assolutamente. Erika, vuoi fare un commento anche tu? Ma io volevo dire appunto che sarebbe interessante, anzi è doveroso portare questa analisi all'assemblea, ovviamente specificando in maniera un po' più generale, un po' più senza andare proprio nel particolare, anche per far capire ai soci qual è il nostro obiettivo. Cos'è che vogliamo andare a fare nei prossimi anni, che non è solo un semplice recupero dell'incolto, ma c'è uno studio maggiore sul territorio. E quindi questo secondo me è importante anche per incentivare un po' anche i già soci a dare altre particelle e quindi magari invogliare anche altri, magari non so, anche parenti, spiegare, anzi comproprietari, no? Quindi noi abbiamo una seconda firma in più che ci potrebbe servire e quindi secondo me è importante questa cosa qua e è anche importante per far capire appunto le dimensioni del nostro progetto e il fatto che andiamo nel concreto, che non sono solo cose ipotetiche, che sì è bello fare, sarebbe bello, no, le stiamo facendo e le vogliamo fare e abbiamo buttato giù dei dati per poterlo fare in un futuro prossimo, ecco, non così lontano.
E secondo me questo è utile e interessante. Sarà difficile riuscire a trovare un numero di soci che abbastanza insomma corposo che partecipi agli incontri così di in streaming, perché insomma sono difficoltà di diverso genere, però ecco, secondo me questo è veramente importante proprio anche per avere adesioni, ulteriori adesioni, ecco, questa è una cosa che solo questo. Comunque io, se devo dirla una cosa, anche in questi ultimi mesi proprio di lavoro, di stesura di questa cosa qua, e anche con l'attività, insomma, un po' di comunicazione che vedete facciamo anche sui giornali locali, eccetera, ho ogni tanto riscontro, sapete, da diversi soci, nel senso che seguono, anche se in maniera un po' saltuaria, le attività che vengono svolte. Ed è questo soprattutto un po' il senso anche di andare ad approvare il documento in assemblea, no? Comunque continuare su questa cosa qua, nel senso, fa molto comodo, abbiamo imparato anche quando andavamo a raccogliere le firme dei soci, andare lì da una persona e questa persona qui sapeva di che cosa stavamo parlando. Io dico così, no? Cioè si entra, che non è che devi sfondare una porta, ma insomma magari l'uscio è già un po' aperto, no? Per cercare di fare. Quindi insomma questo qua è un po' abbastanza. Poi qua ci sarà da fare un'analisi anche dei conflitti. Questo qui lo mettiamo in giallo. Ogni tanto ne abbiamo qualcuno. Mettiamone uno, dai. Due. Facciamo due. 2%? No, percentuali, vabbè, 2, mettiamo 1%, dai. E boh, più o meno questo è quanto. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? No, su quell'aspetto lì no. Ok. Allora chiederei un commento, vabbè, a Nico, se vuole, anche se non ha partecipato tantissimo, però insomma un po' ha seguito la roba. E poi magari a Pierpaolo. Nico? Bon, come dicevi giustamente, io ho seguito solo le ultime due riunioni, contando anche quella di oggi. No, comunque ho dato un'occhiata al lavoro, cioè secondo me avete fatto un lavoro molto interessante, proprio perché è calato anche proprio nel dettaglio e soprattutto anche proprio questa tabellina che ci stai facendo vedere con la possibile evoluzione nei prossimi 5-6 anni è sicuramente un dato interessante. Perché come dicevate, giustamente si può verificare ogni anno se è compiuta o meno. Quindi questo è molto, molto, molto interessante come esperimento. Speriamo insomma che almeno la maggior parte delle cose previste si riusciranno ad attuare. Ecco. Mm-hmm. Pierpaolo, ci sei? Sì, ci sono. Ma mi sembra sì, molto interessante e molto concreto il lavoro che si sta concludendo. Quindi complimenti, credo un segnale molto positivo siano le aperture da parte anche di altre realtà, di altre amministrazioni comunali, e quindi andare avanti su questa linea, insomma. Mm-hmm. Ok. Aspetta ancora un momentino che poi ti coinvolgo ancora per una cosetta. Sì, sono qua. Se vuole aggiungere qualcosa in merito a questa cosa qui, così insomma la portiamo avanti così come l'abbiamo definita, altrimenti magari con qualche dettaglio qua là sui numeri, però insomma c'è la struttura e quella lì. Credo che tutti abbiano detto un po' qualcosa, non so se ho saltato qualcuno. Sergio forse non ha parlato troppo, se vuole dire qualcosa. Sergio? Ah, Sergio ha problemi col microfono probabilmente. Sì, Sergio ha problemi con il microfono, ha detto che lui per adesso ascolta. Ascolta, va bene. No, boh, vabbè, dai, allora più o meno la situazione è questa, no? Ok, come vi ho anticipato facciamo il direttivo. Allora, un'altra cosa che stiamo facendo, allora vi ricordate che vi avevo raccontato che stiamo lavorando un po' di bandi, sui bandi? Diciamo che un bando ce l'abbiamo, vabbè, a parte il progetto Screening di Biodiversità con cui di fatto stiamo già facendo un po' di storytelling. Ci abbiamo questi finanziamenti del 2019 del terzo settore, dove continuiamo sull'attività divulgativa sia dei video che degli articoli, ma anche di mirata nei confronti dei soci, che dove racconteremo l'evoluzione appunto di questo progetto qui che abbiamo fatto adesso, di questa attività che abbiamo fatto adesso soprattutto. E invece un'altra cosa abbastanza interessante, stiamo lavorando
alla presentazione di questo bando del terzo settore che scade a fine mese. Allora, ci abbiamo lavorato con un gruppo che tra l'altro incontrerò anche domani pomeriggio, ok? Ve lo faccio vedere, più o meno, vediamo dov'è. Ok, queste qui sono più o meno gli enti che abbiamo coinvolto fino adesso, ok? Mettiamo dentro anche Savonia, Nico. Sì, va bene. Mi fai arrivare, vero, il modulo di collaborazione? Sì, se me lo... Sì, sì. Sì. Bon, vabbè, ti arrivano già le email a te di sta roba qua, quindi ti aggiungo anche qua. Ti metto come referente, visto che il tuo capo è convalescente. Ok. E allora, questi qua sono più o meno... Ok, questi qua sono più o meno i partner che stiamo coinvolgendo, perché comunque un bando a livello regionale che stiamo mirando. Ci sono tutta una serie di associazioni che sono iscritte ai registri del terzo settore, ok, tra i quali l'associazione fondiaria, la Proloco nei dischi doline, Legambiente, tutta una serie di Legambiente. C'è questa associazione qui che fa un'attività abbastanza simile alla nostra sul CASSO, che si chiama European Wildlife Management Association, e sul CASSO goriziano. Anche loro fanno recupero attività, diciamo, con attività di pascolo di ovini. E poi c'è l'amministrazione anche di Resia. Ok, abbiamo contattato comunque l'associazione... Sì, c'è il Gal Carso con cui stiamo lavorando, il comune di Resia, Stregna, Savonia, Paluzza, dove c'è tra l'altro anche l'associazione fondiaria Valle del Butte in Caroio, ok, e l'Università di Udine attraverso il dipartimento della professoressa Bassi, ok. Allora, quello che abbiamo su questa roba qui, ci stiamo lavorando con Stefano Santi, che è l'ex direttore del Parco delle Pralpi Giulie, insomma, con cui stiamo sviluppando diversi progetti negli ultimi mesi. E qui ci abbiamo fatto un primo incontro una settimana fa circa, anche più di uno, no? È un bando che può anche andare a battere sul piano che abbiamo fatto, ok? Però diciamo deve avere una visione un po' più sovraterritoriale, cioè nel senso non può fare solamente quello perché banalmente non ce lo finanzierebbero, no? E anche qui abbiamo fatto una piccola analisi SWOT, ma piccolina, ma giusto per capire, di conoscere quelli che sono i partner, no? Quindi diciamo anche c'è la realtà di Paluzza, che comunque c'è un po' di attività pascoliva, anche sul caso, poi c'è tutta l'attività, se vogliamo, di divulgazione escursionistica legata alla Proloco nei dischi doline, eccetera. Comunque questa roba qui la stiamo sviluppando un po'. Quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni è stato prendere il nostro piano, no? Tirar via tutto quello che non è finanziabile con quel bando e lasciando dentro invece le attività che di fatto sono finanziabili. Anche perché potenzialmente con questo bando qua, su cui puntiamo un finanziamento di circa 30.000 euro per un progetto che deve concludersi nell'agosto del 2022, potremmo anche potenzialmente assumere delle persone sia all'interno dell'associazione fondiaria che all'interno delle organizzazioni del terzo settore o delle associazioni di promozione sociale che di fatto fanno parte di questo partenariato, no? E quindi si parla, diciamo, si rimane sugli obiettivi della crescita della zootecnia, l'elemento del castagno, ok? Ovviamente qui non è che faremo spese di investimento, anche perché comunque sono molto limitate. Le uniche spese di investimento che si va a fare probabilmente è quella mirata all'infrastruttura dei recinti, ok? Vedremo anche da che altre parti. Vabbè, qua sollevo un tema che poi magari affronteremo nelle sedi opportune, ovvero l'aggiunta comunale e capire quanto i collaboratori possono cofinanziare il progetto, ok? C'è tutto il tema, se vogliamo, appunto, diciamo, ci sono tutti i temi un po' trasversali che possono essere anche applicati sui temi dei carazzamenti, sul legname, no? Quindi c'è tutta la crescita, i temi della crescita, se vogliamo, dell'associazione.
C'è il tema appunto delle risorse umane interne ed esterne, ok, con delle azioni e che possono essere comunque finanziate. Il bando, diciamo, è abbastanza voluminoso, però ha delle voci abbastanza stringenti, no? E c'è tanta parte, ma anche abbastanza interessante, secondo me, che potrà essere utilizzata in maniera anche abbastanza trasversale sul tema anche della rete sentieristica, no? Anche perché comunque ci sono diversi partner, sia la Stolbizza che anche la Proloco, che su queste tematiche qua ci vanno abbastanza forti. Comunque sì, giusto per dire, tra l'altro anche qua era venuto fuori, c'è l'Università di Udine con il Dipartimento di Agraria che ci ha dato già la collaborazione, e c'è, se vogliamo, anche un po' di attività di animazione legata a questa cosa qui. Comunque un progetto di indicativamente di un anno che dura, no? Tra che venga finanziato, ci auspichiamo, eccetera. Comunque questo qua è più o meno l'idea di quello che stiamo organizzando per questa domanda di finanziamento, no? E avevo fermato Zanchetta prima, Pierpaolo, perché credo che gli sia già arrivata un'email, no? Rispetto, perché comunque abbiamo necessità del supporto anche di alcune direzioni regionali che diciamo condividono le finalità della di questo partenariato, no? E so che probabilmente interpellerò sia la direzione, insomma, il servizio biodiversità che anche il servizio montagna, che sono un po' al corrente di queste attività. Quindi adesso io credo che entro la settimana, attraverso un passaggio, attraverso il servizio del terzo settore che deve intersecare il servizio ambiente, che poi il servizio ambiente gli deve dire sì, andate dal servizio quello là, forse ce la faremo. E quindi più o meno questo è quanto rispetto a questo. Pierpaolo, vuoi aggiungere qualcosa? No, parlavi di una mail, ma non ho memoria di una mail su questo tema qua. Ah, io te l'avevo anticipata una, vabbè, te la rigiro. Boh, ma l'hai mandata tu a tuo nome? Penso con l'email dell'associazione fondiaria, perché comunque era un partenariato a livello di associazione fondiaria. Ma proverò a vedere, ma non ce l'ho in mente, che ne arrivano talmente tante che... Immagino. Devo scavare un po'. Va bene, ma te la giro, sennò insomma in qualche altra maniera ce la faremo. E comunque insomma aspettati nelle prossime giornate questi contenuti, va bene? Sì, benissimo. Ok. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Michele? Che se c'è bisogno di trovare le superfici, le aziende per su cui fare l'investimento, ovviamente ci siamo. Va bene. Facciamo... Anche perché su Superresia ci sono un paio di aziende. A proposito, un'idea che c'era venuta, te lo dico subito, no? Era quella nei comuni coinvolti, no? E cercare delle aziende agricole che potessero fare da partner o da fare da collaboratori a questa attività. Ah, volentieri. No? Guarda, ho visto. Se vuoi l'appuntamento è domani alle 16 con questo partenariato. Questo è. Va bene, mandami il link, vediamo se riesco a esserci. No, super, ho visto, ho inserito tra le robe, tra la piccola analisi su il campo di aglio di Drenchia. Mm-hmm. Un orto per me. Sì, certo, immagino. No, invece ti segnalo una roba che è molto interessante, perché mi ha contattato in ufficio, che a Resia c'è un allevatore di una razza in via di estinzione, adesso non mi ricordo la razza, mi sembra che era la Pustertaler, che è una realtà secondo me interessante da coinvolgere, no? Proprio in Valresia. Allora mi aveva dato qualche nome. Tecnica. Tanti, qualche nome, non so. Burbina. Sì, probabilmente aveva avuto a che fare con Stefano quando era direttore. So che avevano provato a mettere in piedi qualche progetto con loro. E secondo me è interessante andare a coinvolgere, no? Fondamentale. Lì, secondo me... Scusa. No, scusa Renato, te. Dimmi.
No, dicevo che è fondamentale riuscire a individuare anche delle razze specifiche per la zona. Questa sarebbe una gran bella cosa se funzionano, no? Assolutamente. Ne abbiamo poi, in realtà, erano robe che neanche io conoscevo. Luca, prova a sentire anche la Luigia Negro, secondo me, per la questione Boesia. Stefano. No, ma in via informale, non in qualità di associazioni, di raccogliere informazioni per le aziende e tutto, essendo su, ti dice subito sì, no, questo è da coinvolgere, questo no. Sai, comunque anche Stefano... Assolutamente. Bon, però, sai, più campane si sentono, più contatti si fanno. E qualche altro contributo? Altrimenti... Luca... Prego. Perché non scusa, l'approvazione dello statuto, sì. No? Lo fai in assemblea straordinaria, però in seconda convocazione bastano quelli che ci sono. No. Ah, perché non funziona? Perché lo statuto attuale dice che per modificare lo statuto ci vogliono il 100% più uno dei soci per modificare lo statuto. Anche in seconda convocazione. Sì. Quindi quello che noi stiamo facendo, e ne abbiamo già un po' che, stiamo raccogliendo le deleghe. Sì, sì, ho capito. Alcuni soci come Sergio, come me, ma come Michele, che diciamo stiamo raccogliendo le deleghe, che fino a questo momento, diciamo che con i nuovi statuti del terzo settore c'è un limite sulle deleghe, ok? Sì. Invece sì. Con gli statuti attuali non c'è il limite sulle deleghe. Comunque noi stiamo raccogliendo le deleghe esclusivamente sulla modifica dello statuto, per quello che è sufficiente, è necessario. No, dicevo perché che non vada a incidere sulla domanda di contributo, no? Cioè... No, perché comunque sulla domanda di contributo noi saremo all'interno dei registri, non ci avranno buttato fuori dai registri. Quindi siamo compatibili. Ma io sono fiducioso che faranno un'ulteriore deroga anche a quella scadenza. Cioè, nel senso, se non veniva questa zona rossa qua, ce l'avremmo fatta, appunto. Sì, sì, certo. Se non c'è altro, Ivana, vuoi aggiungere qualcosa? No, rispetto a quel progetto lì, aggiungo io, mi è arrivata la vediamo che ve la faccio vedere, mi è arrivata l'adesione appunto del Dipartimento di Agraria, vediamo se ce l'abbiamo, facciamo vedere le attività, la prima adesione. È la prima arrivata? Sì, assolutamente, non ci credo, è una roba... Perché non si parli male della pubblica amministrazione, Comunque questo qua è il titolo del progetto, che si chiamerà Gestioni Territoriali Partecipate in Ambienti Rurali del Friuli Venezia Giulia. Quindi c'è la collaborazione dell'università e l'affiancamento nella definizione delle strategie, attività di divulgazione rispetto, insomma, alle tecniche di programmazione partecipata, che è un po' quello che è stato fatto, con un focus anche sì, ovviamente, sulla castagnicoltura e partecipazione e divulgazione dei risultati. Ok, in maniera molto semplice. Bene, anche ringraziando... Ma scusa, è la castagnicoltura Resia e sul Carso cosa c'entra? Ma mica dobbiamo farla dappertutto. Ah, ok. Ok. Va bene? Allora credo che possiamo salutarci. Buona serata a tutti e vi ringrazio. Ciao a tutti. Ci vediamo domani. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.